Ciao a tutti ragazzi, ancora una volta un video un pochino diverso dal solito. Si tratta infatti di una lista di informazioni e curiosità sull'Australia. Invece di elencarle semplicemente, mi piacerebbe coinvolgervi in un piccolo giochino di cosa si tratta. Durante il video mi piacerebbe che prendeste carta e penna e vi segnate le informazioni o curiosità che conoscete già e alla fine del video mi lasciate un commento con il numero che avete ottenuto. Vi spoilerò già subito qual è il mio risultato, che è 75, che non è altissimo se considerate che io vivo in Australia quasi da ormai 10 mesi. Vediamo quindi come ve la cavate voi e cominciamo subito con l'elenco. La parola Australia deriva dal latino e significa terra australe sconosciuta. Gli aborigeni sono arrivati in Australia con delle zattere circa 50.000 anni fa. L'Australia è stata scoperta ufficialmente da James Cook nel 1770. Si trova nell'emisfero sud, nell'emisfero australe, ed è posizionata tra l'Oceano Indiano e quello Pacifico. Inizialmente l'Australia era sfruttata come una colonia penale, quindi era una sorta di grande prigione. Ha ottenuto l'indipendenza dall'Inghilterra il 1 gennaio 1901. Il 26 gennaio si festeggia l'Australia Day. L'Australia è il secondo paese dopo la Nuova Zelanda ad aver esteso il diritto di voto anche alle donne nel 1893. È una monarchia parlamentare federale e in questo momento c'è una regina che è quella d'Inghilterra, quindi Elisabetta II. La lingua ufficiale è l'inglese, ma in tutto il paese vengono parlate oltre 200 tra lingue e dialetti differenti. In Australia la moneta è il dollaro australiano, le banconote australiane sono resistenti all'acqua e non possono essere strappate. La bandiera australiana rappresenta la Union Jack, quindi la bandiera inglese in alto a sinistra, sotto di questa c'è una stella a 7 punte, mentre nella parte destra abbiamo la rappresentazione della costellazione della Croce del Sud. La religione più praticata in Australia è il cristianesimo. Una buona parte degli australiani è cattolico, mentre un'altra parte è anglicano. Gli animali simbolo dell'Australia sono il canguro e l'emu, questo perché come caratteristica hanno quella che sono due specie che non possono camminare all'indietro. Il fiore nazionale australiano è la mimosa. In Australia ci sono tre diversi fusi orari. In questo paese si guida sulla parte sinistra della strada. L'Australia è una federazione di 6 stati: New South Wales, Queensland, Victoria, South Australia, Western Australia e Tasmania. Da questa dipendono anche dei territori e i due più famosi sono Northern Territory e l'Australia Capital Territory, che hanno un governo proprio. La capitale della federazione è Canberra. Sydney è la capitale del New South Wales. Sydney è famosa per l'Opera House, che è un simbolo australiano riconosciuto in tutto il mondo. Gli abitanti del New South Wales sono chiamati Cockroach, ovvero scarafaggi. Brisbane è la capitale del Queensland. Gli abitanti del Queensland sono chiamati Banana Bender, ovvero piegatori di banane. Melbourne è la capitale del Victoria. Melbourne è considerata la capitale culturale dell'Australia ed è conosciuta anche come città europea. Adelaide è la capitale del South Australia. Perth è la capitale del Western Australia ed è la città capitale più isolata al mondo. Gli abitanti del Western Australia sono definiti sand groupers, ovvero cernie della sabbia. La Tasmania ha per capitale Hobart. In Australia esiste anche l'unica città al mondo con il nome in cifre, ovvero 77. L'Australia è definita dai geologi continente fossile, questo perché la maggior parte delle sue rocce si è formata in era archeozoica. È la sesta nazione più grande al mondo, con un'estensione di oltre 7 milioni e 600 mila chilometri quadrati. È il paese più grande dell'Oceania ed è anche la sua isola maggiore. È formata dal mainland, ovvero la parte continentale, più la Tasmania, più le terre remote,
che sarebbero le isole minori, come per esempio l'isola Christmas. È l'isola più estesa al mondo, ma anche il continente più piccolo. Tra i continenti è quello con il clima più aggressivo, se si esclude l'Antartide. L'Australia conta ad oggi 24 milioni di abitanti. L'Australia è più estesa dell'Europa, ma popolosa come la Romania, più o meno. La densità di popolazione australiana è di 2,7 abitanti per chilometro quadrato. Il 90% degli abitanti dell'Australia vive sulla costa orientale, nelle metropoli, quindi Adelaide, Melbourne, Sydney e Brisbane. In Australia ci sono circa 140 milioni di pecore e in rapporto alla popolazione ci sono 6 pecore per ogni abitante. I nativi australiani si chiamano aborigeni e attualmente costituiscono il 2% della popolazione australiana. Le stagioni sono al contrario rispetto all'Italia e cominciano anche in giorni diversi. L'Australia è famosa per i suoi surfisti e le sue spiagge. In Australia ci sono oltre 10.000 spiagge. L'Australia ha più di 500 parchi nazionali che coprono complessivamente un territorio di 28 milioni di ettari. Il Royal National Park, istituito nel 1879, si trova a 30 km al sud di Sydney, è il più antico parco nazionale australiano e il secondo al mondo dopo Yellowstone. Il 2 gennaio 1960 è stata registrata una temperatura di 50,7 gradi, che è la temperatura più alta mai registrata. Il sole è uno dei pericoli maggiori in Australia, non soltanto d'estate ma anche in inverno a causa del buco nell'ozono. La parte costiera che comprende Brisbane, Sydney, Melbourne e Adelaide è chiamata Boomerang Coast. L'Australia è la patria del più grande monolite al mondo, ovvero Layers Rock, oppure, come dicono gli aborigeni, Uluru. È anche la patria del più grande essere vivente esistente sulla Terra, ovvero la Grande Barriera Corallina. In Australia si possono ammirare ben due barriere coralline. Una è quella più famosa, è la Grande Barriera Corallina, che si trova sulla costa orientale in Queensland. L'altra invece è una barriera corallina meno famosa, che si trova sulla costa occidentale in Western Australia. In Australia c'è un lago rosa, il Pink Lake, che si trova in Queensland. In Australia ci sono anche delle montagne blu, le Blue Mountains, che si trovano in New South Wales, poco distanti da Sydney. L'80% di piante e animali australiani è endemico. Questo vuol dire che si trova soltanto in Australia e in nessun'altra parte del mondo. L'Australia è la patria degli eucalipti. In Australia è molto comune vedere il gum tree, ovvero l'albero della gomma, con una caratteristica corteccia rossa. In Australia vivono i 10 animali più pericolosi al mondo. I 10 serpenti più velenosi al mondo vivono in Australia. La medusa scatola, il ragno dei cunicoli, il blue-ringed octopus, la zecca Ixodes holociclus, pesce pietra, sono gli animali più letali del loro genere e vivono ovviamente in Australia. Nelle acque australiane nuotano oltre 70 specie di squali. Gli scarafaggi sono molto comuni in Australia e sono più o meno come in Italia mosche e moscerini. In Australia puoi vedere i koala, che sono dei marsupiali che mangiano le foglie di eucalipto e dormono 19 ore al giorno. In Australia vive la quasi totalità dei canguri presenti sul globo terrestre. Gli australiani mangiano la carne di canguro, ma anche la carne di coccodrillo e di cammello. Gli australiani adorano il Vegemite, una salsa scura e molto saporita che viene prodotta con lo scarto del lievito di birra. Gli australiani cenano molto presto, calcolate dalle 5:30 del pomeriggio in poi. In Australia è molto diffuso il problema dell'alcol, che qui viene chiamato grog. Gli australiani amano moltissimo l'avocado, il mango e le uova. Le uova si possono mangiare scrambled, ovvero strapazzate, oppure poached, ovvero in camicia, oppure fried, ovvero fritte. In Australia esistono 1000 tipi diversi di caffè, come il mocha, come il latte, come il macchiato, come il flat white, oppure lo short, oppure il long, ma assolutamente nessuno è buono come un caffè italiano. Per gli australiani tutto ciò che è un'area un po' rurale è definito bush. Il settore della ristorazione è chiamato hospitality. Tips sono le mance, che sono una consuetudine qui in Australia. Gli australiani hanno un forte senso civico,
un grande rispetto per le regole e anche un grande amore per la propria patria. Gli australiani praticano molto sport in città, molto meno in campagna, quindi nell'outback, ma in ogni caso sono una nazione molto sportiva. Il rugby e il cricket sono gli sport più conosciuti e anche più praticati in Australia. Gli australiani amano moltissimo le contrazioni, quindi per esempio breakfast, ovvero colazione, diventa brekkie, mentre afternoon, ovvero pomeriggio, diventa arvo. Gli australiani sono detti anche aussie. Australia è il modo tipicamente australiano di dire Australia. Outback è il nome dato dagli australiani alle zone desertiche del paese. Qui ci sono i rettilinei più lunghi al mondo e anche le più lunghe linee ferroviarie. How is it going? Vuol dire come va. You are welcome è un modo molto tipico australiano per rispondere a chi vi ringrazia, corrisponde quindi al nostro prego. Tra amici gli australiani si chiamano mates. Tap water è il termine inglese per definire l'acqua di rubinetto. Il costo della vita in Australia è molto alto, ma in media anche gli stipendi sono più alti. Il costo di sigarette e tabacco è altissimo. Considerate che qui i pacchetti da 25 sigarette costano quasi 25 dollari, quindi una sigaretta costa un dollaro. Fare un'esperienza in Australia si può tradurre con andare down under. Questo perché l'Australia è stata una colonia inglese e quindi era geograficamente in una posizione inferiore rispetto all'Inghilterra. Per lavorare in Australia devi avere il tax file number. L'assicurazione sanitaria gratuita si chiama Medicare. Se vuoi visitare l'Australia devi avere un tourist visa che vale per 3 mesi. Se hai meno di 31 anni e vuoi studiare, viaggiare e lavorare in Australia, puoi farlo con un working holiday visa che vale per 1 anno. Per studiare in Australia hai bisogno di uno Student Visa. L'istruzione australiana è considerata tra le migliori al mondo. Russell Crowe, Mel Gibson, Nicole Kidman, Megan Gale, Cate Blanchett e Hugh Jackman sono gli attori australiani più famosi al mondo. In Australia non esiste il bidet. E con questo io ho concluso la lista delle 100 curiosità e informazioni sull'Australia. Vi ricordo di lasciarmi un commento con il vostro risultato, quante curiosità conoscevate già. Se avete scoperto qualcosa di nuovo sull'Australia, lasciate un pollice in su e condividete il video con i vostri amici. Se volete seguirmi, in descrizione trovate i link a tutti i miei social. Io vi dico, quelli su cui sono più attiva sono la pagina di Facebook, il mio profilo Instagram e il mio profilo Twitter. Io, detto questo, vi saluto e vi ringrazio per aver guardato il video e vi dico anche, have a nice life!